Sì, sicuramente è un momento molto entusiasmante per il volley, perché c'è stato il titolo mondiale maschile, le femmine sono sicuramente in gioco nonostante la sconfitta di ieri e poi a livello giovanile anche lì abbiamo vinto titoli europei, titoli mondiali, quindi cerchiamo di sfruttare questa onda di risultati che ci porti anche ad avere un torneo di altissimo livello. È già capitato in passato che alcuni ragazzi e ragazze che hanno partecipato al nostro torneo poi sono arrivati non solo a livello di Serie A, ma anche in nazionale, come ad esempio Luca Porro. Certo, allora sicuramente questi tornei giovanili fanno molta promozione sul territorio e noi ne abbiamo bisogno, perché ovviamente la pallavolo qua da noi non è come in Emilia-Romagna, Lombardia, in altre regioni dove sicuramente ha più alti livelli. Noi siamo praticamente a livello regionale tutte le società. Quindi serve in quello e in più sicuramente ha una importantissima valenza turistica, perché noi portiamo 16 squadre qui a Sanremo che alloggeranno, perché il torneo si svolge su 2 giorni, e quindi c'è sicuramente un ritorno non solo negli alberghi ma anche nei ristoranti, perché al seguito ci sono moltissimi genitori, considerando l'età dei ragazzi e ragazze partecipanti tra i 14 e i 15 anni. All'orizzonte c'è un progetto chiamato Palazzetto dello Sport, l'assessore Faraldi ha già detto, speriamo tra 2 anni di organizzarlo lì, la vostra speranza qual è? La nostra speranza è poter portare questa partita di Serie A, che purtroppo dobbiamo giocare in palazzetti adeguati perché la richiesta è il parquet delle società di Serie A. La speranza è appunto di averla io tra un set e l'altro a Ospedaletti, dove abbiamo giocato quest'anno. Ho detto all'assessore se per il fine 23 fosse stato pronto il palazzetto, mi ha detto no, siamo al limite, però nel 2024 sicuramente riusciamo a portare questa partita o altre partite di alto livello tecnico qui a Sanremo. È uno degli eventi a cui noi teniamo molto. Il calendario manifestazioni sportive del Comune di Sanremo è sempre molto fitto. Il torneo tessitore organizzato dalla Pallavolo Sanremo è un momento importante. Un momento importante perché segna una tappa per lo sport e soprattutto per lo sport giovanile nel Comune di Sanremo, e coniuga anche molto bene il binomio sport e turismo, perché tante sono le famiglie che soggiorneranno nella nostra città in occasione del torneo, e per noi è un risultato molto importante. Devo ringraziare gli organizzatori che fanno sempre un'opera meritoria e propositiva per lo sport, e la famiglia Tessitore che da tanti anni partecipa intensamente a questa manifestazione. Grazie davvero e buon divertimento a tutti.